Buonasera e non abbandonarci alla tentazione, una invocazione che deve essere ben interpretata per essere ben pregata. Non possiamo dimenticare che anche questa preghiera è rivolta a un Dio che è e resta Abba, cioè Padre, buono, tenero e caro. Un Dio quindi che si autodistruggerebbe se gli passasse per la testa di indurci proprio lui al male. Niente paura. Nel Nuovo Testamento abbiamo due luci limpide e convergenti che ci rassicurano. La prima viene da San Giacomo che nella sua lettera scrive testualmente: «Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno». E San Paolo rincara la dose: «Dio è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze». I discepoli non sono esentati da prove, lusinghe e seduzioni. Sono anch'essi tentati, come del resto è stato lo stesso Gesù. Un santo, una santa, non è un essere gelido, apatico e imperturbabile. È esposto anche lui, anche lei, al vento, alle vampate di forti passioni. È sottoposto al groviglio di situazioni intricate e intriganti e lui deve affrontarle con tutte le sue fragilità. Il cuore dei santi, dei veri discepoli e testimoni di Gesù non è un focherello spento, è un vulcano attivo e ha bisogno dell'aiuto di Dio per vincere la tentazione e superare la prova. Ma che senso ha invocare l'aiuto di Dio? Forse che sia Lui ad abbandonarci alla tentazione? No, della nostra preghiera Dio non ne ha bisogno, ne abbiamo bisogno di noi per non dimenticare mai che niente ci è dovuto, ma che tutto ci è donato. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maranatha, il Signore viene. Vieni, Signore Gesù.